Perfetto, direi che possiamo iniziare. Ok, grazie a tutti per partecipare nuovamente al webinar sugli aggiornamenti del prodotto di PriceLabs. Ci riferiamo al periodo di praticamente di gennaio, dicembre-gennaio. Ci sono un sacco di novità. Siamo stati la scorsa settimana in India con tutto il team facendo un brainstorming, team building, eccetera, e ci saranno veramente un sacco di novità quest'anno. Inoltre, che può interessare a voi, lanceremo la versione in italiano. Okay? Attualmente abbiamo appena lanciato la versione in spagnolo, la stiamo testando, stiamo capendo che non succeda nessun problema a livello di architettura, di software, eccetera, con le nuove nomenclature, eccetera. E una volta che questo è testato, lanceremo anche la versione in italiano. Okay? Suppongo, senza fare false promesse, che dal secondo o il terzo trimestre potrebbe essere già disponibile. Ok? Allora, perfetto. Vediamo un attimo che cosa è uscito con in quest'ultimo periodo. Allora, ci sono delle raccomandazioni. Aspetta, ci sono delle raccomandazioni perfezionate sui prezzi dinamici, quindi è stato migliorato l'algoritmo. Ok? La forma nella quale mostriamo come arriviamo ad un certo prezzo con il menu tooltip che vedete dal calendario, anche questo è cambiato, è più chiaro. E sono state attivate delle funzioni per applicare modifiche in blocco, quindi per modificare tanti appartamenti nello stesso modo. Le vedremo adesso in questo webinar. Questi sono i tre punti che copriremo. Allora, la grossa novità sull'algoritmo qual è? Più dati di pacing nel nostro algoritmo di prezzo dinamico, il pacing praticamente. Il pacing sarebbe il ritmo al quale il mercato sta funzionando, si sta occupando, sta ricevendo prenotazioni. Quindi cos'è la differenza di adesso? Che abbiamo incluso questo fattore nel calcolo del prezzo. Quindi per capirci, se potete vedere questo grafico, la linea rossa è il mercato attuale. L'occupazione del mercato attuale. Per mercato, come sempre, sono quel bucket, quel gruppo di 350 appartamenti intorno al vostro. Okay? Quindi il rosso è il mercato oggi, anche verso il futuro. Okay? Quindi, ovviamente, nei prossimi giorni l'occupazione sarà più alta e poi, in base alla finestra di prenotazione, scenderà. Questa è la linea rossa adesso. Mentre la linea grigia è l'occupazione del mercato l'altr'anno oggi. Quindi stiamo capendo che il rosso, che oggi è un po' più alto del mercato dell'altr'anno, nello stesso giorno. Quindi questo mi fa capire che il ritmo è più alto. Stiamo viaggiando, il mercato sta funzionando ad un ritmo più alto. Quindi PriceLabs aggiunge un piccolo fattore perché così riusciamo a stare al passo con il mercato e cercare di prendere quella domanda che è già di più, perché lo stiamo notando dal trend. Ok? Questo fattore, per capirci, lo trovate PriceLabs. Ok, qua andando sul calendario, dopo vedremo il menu che è nuovo. La terza voce sotto Market Factor e Pacing Factor, più 4%. Questo mi sta facendo capire che il ritmo del mio mercato è superiore al ritmo del mio mercato l'altr'anno oggi. Quindi noi alziamo un pochettino il prezzo per cercare di andare a prendere quella domanda che sta possibilmente arrivando. Ok, questa è una novità. Se non è chiaro, come sempre, ragazzi, per favore scrivetemi nel chat o nel QA. Qualsiasi domanda, vi rispondo al volo. Ok, allora adesso fatemi riprendere le slide. Ok, allora, altra grossa novità: smoothing and rounding offre prezzi interessanti per i due potenziali ospiti. Non li ho tradotti perché in italiano era un po' strano, soprattutto smoothing, l'allisciamento, non saprei. Smoothing, cos'è il smoothing? Rounding è la classica arrotondamento, l'approssimazione. Ok, vediamo prima il rounding, come funziona. Il rounding è se qualche property manager, qualcuno di voi, non gli piace avere i numeri 7, 3, 2, avere tante variazioni nei numeri, gli si può dire a PriceLabs di approssimare al più vicino, ovviamente, no? Classica approssimazione. Quindi andiamo su Edit. Si può fare a livello di account, a livello di gruppo, eccetera. Quello stiamo vedendo a livello di listing. Andiamo su Advanced Customization, attiviamo l'opzione Rounding, quindi diciamo che, per esempio, l'ultimo digit, l'ultimo numero
del risultato, del prezzo, vogliamo che sia un 9. O vogliamo che sia o un 4 o un 9, o vogliamo che sia uno 0 o un 5. E c'è solo un modo per approssimare. Per esempio, se io voglio che sia un 4 o un 9, gli do a save, e quindi tutti i prezzi del mio calendario termineranno con un 4 o con un 9. Se qualcuno lo vuole, diciamo, arrotondare. È stata una richiesta che è arrivata, quindi l'abbiamo messa in atto. Ok? Spero che ci metta 2 ore a caricare. Ok, perfetto. Quindi esatto, qui tutti i numeri saranno un 4 o un 9, dipendendo da cosa hanno più vicino. Lungo tutto il calendario. Quindi questa ovviamente non dove ci sono gli override. Ok. Ok, questa è una è rounding, la nuova opzione. Come abbiamo visto, si può approssimare o 4 a 9 o a 9 o da 0 a 5. Poi si possono approssimare anche per chi ha strutture di lusso, per esempio, ville, eccetera, che ha dei prezzi superiori ai 1000 euro, per esempio, gli si può dire che gli ultimi 2 digiti sempre siano lo 0, o gli ultimi 3, gli ultimi 4, eccetera, per strutture molto care come prezzo giornaliero. Questa è il rounding, l'approssimazione. Dopodiché abbiamo aggiunto un'altra opzione sotto di questa, che è lo smoothing. Quindi è l'allineamento di tutti i prezzi, nel senso, per capirci, spero di spiegarmi bene, ok? Se io ho 199, 194, 183, bla bla bla, però se io volessi, per esempio, che in una settimana i prezzi fossero sempre uguali, l'opzione smoothing cosa farebbe? Sommerebbe i prezzi di tutti i giorni e poi li dividerebbe per il numero dei giorni, in modo che io avrei durante, per esempio, una settimana sempre lo stesso valore e non mi fluttua tutti i giorni da vedere un prezzo differente. Ok, facciamo una prova, mettiamolo in atto, togliamo il rounding e diciamo uno smoothing che, per esempio, sia che week starting Saturday night, da sabato a sabato voglio lo stesso valore. O da domenica a domenica, o da venerdì a venerdì, o da sabato notte, o differenziare tra giorni della settimana e fine settimana, per esempio. Proviamo l'opzione dal sabato a sabato. Week starting Saturday night. Save changes. Quindi adesso vedrete che, sempre quando me lo carica. Ok, perfetto. Allora, io c'ho da sabato a sabato, praticamente, ovviamente, il venerdì, sabato già entra un nuovo giro, sempre 229, che sarebbe la somma di tutti i prezzi che c'erano su questa settimana diviso il numero dei giorni, per chi volesse sempre passare lo stesso numero, perché ci sono stati dei feedback di alcuni clienti che non gli piaceva avere i numeri tanto diversi da un giorno all'altro, quindi abbiamo aggiunto questa opzione. Allora, come sempre dico io, queste due opzioni sono facoltative, nel senso che se le trovate interessanti e utili, mettetele, aggiungetele, se no non servono, ok? Sono delle opzioni che uno aggiunge a suo piacimento. Terza piccola novità, aiuto sul prezzo base rivisitato. Allora, lo strumento del prezzo base è uno strumento sul quale mi riferisco a Help Me to Choose a Base Price, per chi ha una nuova proprietà o per chi sta implementando PriceLabs o per chi vuole vedere cosa PriceLabs suggerirebbe nel tempo. Ok, quindi Help Me to Choose a Base Price è uno strumento sul quale stiamo investendo un sacco di risorse a livello di sviluppo per cercare di filtrare sempre meglio i dati del mercato, perché come sapete, quando si fa uno scraping sui prezzi, per l'algoritmo di PriceLabs, come sapete, guarda la domanda, guarda quanta gente sta prenotando, guarda qual è la disponibilità che rimane. Però lo strumento sulla determinazione, sull'aiuto del prezzo base, guarda i prezzi. Quindi nel vostro mercato di prezzi si può prendere veramente di tutto. C'è gente che mette i prezzi male, gente che mette prezzi fittizi e tutto. Quindi Data Science sta investendo un sacco di risorse nel filtrare, nell'ottimizzare questi prezzi, questi dati che prendiamo dal mercato. Ok? Quindi questa è una novità che non si vede. La piccola novità che si vede è che abbiamo aggiunto una data nella quale è stata generata l'ultima raccomandazione. Ok, quindi l'11 di febbraio, oggi siamo al 16, l'11 di febbraio è stata generata l'ultima raccomandazione. La raccomandazione viene effettuata in base al prezzo base, una media del prezzo base che stavate utilizzando nell'ultimo 60 giorni, se non mi sbaglio, rapportata alla vostra performance. Quindi se voi siete migliorati, eccetera, avete avuto tante prenotazioni verso il futuro,
PriceLab mi dice, ok, potete alzare un po' il prezzo base. Per esempio io lavoravo con 2,61, qua PriceLab mi sta suggerendo un 2,67. Ok, perché? Better booking trends relative to market. Ho un trend migliore del mio mercato. Se io avessi un trend peggiore del mio mercato, PriceLab mi avrebbe suggerito un prezzo base inferiore a quello che sto usando. Ok? Questa è la novità, vi diciamo quando. Le raccomandazioni, se non mi sbaglio, cambiano ogni 10-15 giorni. Perché PriceLab ha bisogno di tempo per analizzare le vostre performance e il mercato. Cosa sta succedendo? Okay. Nel frattempo vedo una domanda. Allora, forse mi sono perso qualcosa, ma rounding and smoothing deve essere ancora attivato perché io lo vedo, ma non riesco a fare niente. No, rounding and smoothing è un'opzione che devi attivare tu proattivamente. Cioè, nel senso, non lo attiviamo per default. Dovresti entrare con advanced customization e attivarlo proattivamente. Ok, dovresti poterlo già vedere. Non è così? Non lo trovi sotto Advanced Customization? Sei a livello di listing? Fammi sapere e lo vediamo di conseguenza. Okay, quando poi mi rispondi ti rispondo. Allora, perfetto. Altra novità, quello che dicevamo è il menu tooltip. Okay, prima... Sinceramente, anche secondo me, non era il massimo. Era abbastanza confuso, non si capiva inglese, eccetera. Adesso andiamo in un altro appartamento che non c'è lo smoothing attivo. Ok, Milano. Sto parlando di questo il tool. Ok, è stato migliorato. Grazie Giuseppe. Allora, perfetto. Prima era molto confuso, tutto in nero, adesso abbiamo aggiunto colori, eccetera. Ok, quindi, per farla semplice, prezzo base è 400 euro, che è quello che vedo ovviamente qua in alto a sinistra. Poi vedo seasonality meno 21%, 400 meno 21%, 316. E quindi sto già capendo come PriceLab applica i prezzi. Ok? Ok, Frederick mi dice che... Ah, ok, l'hai visto? Perfetto, nessun problema. Ok, allora, seasonality è, come ripetendo, è un fattore che è fisso, che non cambia, per location. Quindi, ovviamente, ogni location ha la sua seasonality, PriceLab lo sa e l'applica di conseguenza. In questo caso è 400 meno 21% di seasonality, 316. Cosa c'è dopo? Demand factor, fattore domanda. Quanti ospiti stanno prenotando nella vostra zona e con che frequenza, tra una prenotazione e l'altra? Okay, quindi più ospiti con più frequenza, fattore domanda positivo sale, nessuno prenota, ci avviciniamo alla data, fattore domanda possibilmente scende, disponibilità alta. Okay, quindi lo vedete qua, quindi meno 21%, 316, meno 7, 294, poi c'è questo pacing più 4%, che è quello che menzionavo prima, che si riferisce al ritmo del mercato. In questo caso il mercato ha un ritmo migliore dell'anno scorso nella stessa data, quindi più 4% di pacing. Dopodiché l'altro settore si riferisce alle price customization, ovviamente tutta la parte che avete nella zona di customization, last minute, occupancy based adjustments, eccetera, tabella dell'occupazione, eccetera. Tutti insieme, bam bam bam, 2,53. Quindi capite come PriceLab applica tutti i fattori uno dietro l'altro. Dopodiché c'è una zona di threshold che sarebbero le soglie, quindi qua ci menziona che abbiamo a livello di listing un minimo di 80 e a livello di listing un massimo di 4.000, che è il prezzo base per 10, che è un safety max price che PriceLab applica. Okay? Se ci fosse un profilo stagionale con altri minimi o altri massimi, lo menzionerebbe anche nel tutti. Quindi si può vedere da qua. Ok? Dopo puoi mettere minimum stay, eccetera, classico. Quindi questa novità, tooltip, secondo me è alla grande perché è molto più chiaro rispetto all'anteriore, che era un po' un caos. Nel frattempo c'è una domanda. Base price è cambiato ogni tot di giorni? Base price è cambiato ogni tot di giorni? No, il base price noi non lo tocchiamo. Dovreste essere voi che proattivamente entrate nello strumento del prezzo base e verificate cosa PriceLab vi sta suggerendo. In molti casi, se siete allineati con il mercato, PriceLab vi suggerisce lo stesso che avete. Però in questo caso, per esempio, che non ho prenotazioni, un calendario vuoto, PriceLab mi dice low historical booking occupancy, quindi sono a 368, mentre prima usavo un 400. Ok, mi sta suggerendo di diminuirlo alla grande perché vedete col calendario vuoto, dice, okay, cerca di beccare quella domanda di mercato, che okay, però non è cambiato automaticamente.
dovreste poi entrare nell'interfaccia e verificare. Ok. Spero di averti risposto, Ugo. Ok, andiamo a vedere le altre novità. Ci sono tante novità, purtroppo, non ci mettiamo un attimo, ok? Allora, questo è, cioè purtroppo, bene, però è un po' più lungo il webinar. Allora, velocizza il tuo flusso di lavoro con le nostre funzionalità di modifica in blocco, ok? Quindi prima bisognava assegnare i gruppi uno per uno, questo è soprattutto per utenti grandi, property manager con tutti fogli grandi, ok? Diciamo c'è qualcuno nella call, tra l'altro. Allora, andiamo a vedere di cosa si tratta. Sono due le interfacce dove questo è stato creato. Una è Manage Listings e l'altra è Multi Calendar. Andiamo a vedere Manage Listing, che è quella alla quale si riferisce la slide. Show Listing. Allora, come sempre, Manage Listing è dove fate, diciamo, dove aggiungete il gruppo, eccetera. Ok, dove fate il mapping se volete, eccetera. Quindi qual è la grossa novità adesso? Che ora, quando si seleziona una casellina, mi esce questa interfaccettina qua sotto, nella quale io posso assegnare, per esempio, tag in gruppo. Ok, non, prima dovevo andare una per una a crearla, bla bla, era veramente un consumo di tempo incredibile, mentre adesso si può aggiungere una tag, aggiungere tag in gruppo, aggiungere gruppi in gruppo. Quindi io voglio che queste quattro proprietà che ho selezionato siano tutte parte di questo gruppo, per esempio. Boom. Prima bisognava andare una per una, adesso si può fare in blocco. Posso nascondere listing in blocco, scusami, posso nasconderli e posso mostrarli in blocco e li posso eliminare in blocco. È una grossa novità. No, prima si poteva, però da qua è più facile, si può fare direttamente da qua. Sempre che si vuole eliminare un listing, ovviamente deve avere il sync disattivato. Ok? E qua mi connetto all'altra novità, cioè la stessa novità ma nell'altra interfaccia. Andiamo a multi-calendar. Prima per attivare il sync, disattivarlo, per fare il save, bisognava andare appartamento per appartamento. Adesso si può fare da qua. Selezioniamo tutti gli appartamenti che voglio. Sempre, si può anche sempre filtrare, anche dall'altra parte potete filtrare e selezionarli in blocco. Anche lì non bisogna andare uno per uno. Mi riferisco a questo. Cioè la barra di search, la search bar qua è potentissima, nel senso che mi filtra per tutti i campi che io ho qua. Se io per esempio voglio i listing che sono del gruppo Milano, per esempio, me li becca, vabbè, questo lo chiama di nome, però per esempio anche solo del gruppo me li becca. O se voglio solo i listing di Logify, me li becca, mi toglie quello di Airbnb che ho. E quindi se io voglio per esempio fare una selezione massiva, lo posso fare. Cioè, filtro prima e poi seleziono massivamente da qua. Okay. Tornando a multi-calendar, come dicevo, adesso si può fare un save and refresh in blocco, quindi voglio rinfrescare tutti questi appartamenti. Save and refresh, boom. O li voglio sincronizzare. Boom, sync now. Faccio un sync now. Okay. No. L'unica cosa che non si può fare a livello in blocco è la prima volta che attivi il sync. Questo deve essere fatto manuale, per un discorso di sicurezza, perché comunque poi noi li adibitiamo questi listing, quindi è meglio che sia fatto manuale uno per uno, tanto è un'operazione che si fa una volta. Okay? Se però si vogliono salvare o sincronizzare, si può fare in blocco, prima bisognava anche lì andare uno per uno, quindi questa è un'altra novità. Si possono applicare degli override in blocco. Come sapete, lo potete applicare a livello sul calendario del gruppo e sul calendario dell'account, però se volete applicare lo stesso override a dei listing che sono in dei gruppi differenti, lo potete fare da qua. Apply override, e ci avete qua i listing selezionati, e allora niente, mettete la classica modifica per data specifica, eccetera. Ok, come se fosse sul calendario uguale, però si possono prendere listing differenti insieme. Ok. Andiamo a vedere cos'altro è uscito. Sì, questo è quello del multicalendario che vi ho fatto vedere. Menu principale più rapido e agevole. Ok, questo possibilmente l'avete notato perché è stata una modifica proprio di user experience, come si dice. Ok, quindi quando cliccavo su Review Prices mi apriva l'appartamento sotto tutti gli altri, poi devo scrollare verso l'alto per andare a selezionare gli altri. Mentre adesso me lo apre come pagina principale, se poi volessi potrei
andare da un appartamento all'altro con questi due comandi di Previous Next. Questo ha reso la pagina anche più veloce, perché prima dovevo ogni volta ricaricare tutto, mentre adesso è uno per uno. Se poi si vuole tornare al menu principale, X è bom. Ok? Anche se il mio consiglio che di solito do di lavorare con due tab, secondo me è sempre ottimo, perché così potete, per esempio, lavorare sul gruppo e applicare modifiche del gruppo su una tab, andare sul listing nel quale già siete e semplicemente dargli un save and refresh, o segnare il gruppo e dargli save and refresh. Quindi risulterebbe comunque ottimo anche lavorare con due tab. Io sempre lo consiglio. Ok? Però questa è la novità di interfaccia, diciamo, sul... sulla pagina, sul menu principale. Ok, quindi poi altri aggiornamenti che abbiamo fatto sono: uno, che le tue fatture ora arrivano direttamente nella tua casella di posta, perché alcuni ci dicevano che andare, insomma, nella... prima si trovavano qua sotto la voce invoice, no? Avete la voce billing, e qua dove trovate tutti i vostri invoice, eccetera, dynamic pricing invoice, eccetera. Ok. Mentre adesso la novità è che la mandiamo per mail, è stata una richiesta che è venuta da molti. Ok, altra novità che secondo me è ottima, anche se ancora un po' da migliorare, ma ci arriveremo, ma attualmente già è ottimo avere questa opzione, che è la possibilità di aggiungere il logo della vostra azienda e mostrare appunto il logo dell'azienda nel PDF che si scarica per Portfolio Analytics o anche per le Market Dashboard. Okay, dove si aggiunge il logo? Andate qua sul setting del vostro account, andate su settings, non mi ricordo male, esatto, c'è l'opzione sotto profile settings, c'è l'opzione upload logo. Okay, quindi voi potreste aggiungere il vostro logo, dopodiché quando andate su Portfolio Analytics, per una dashboard così capiamo di cosa sto parlando, Portfolio Analytics più o meno ha un'interfaccia simile, sempre al fondo, come anche le dashboard, hanno la possibilità di scaricare un PDF che vi serve, per esempio, quando andate in una riunione da dei nuovi proprietari o dai vostri proprietari e volete mostrargli l'andamento delle loro proprietà o di un nuovo mercato, lo potete fare tramite PDF senza dover scaricarvi, diciamo, PriceLabs, ovvero un browser, eccetera. Questo è offline. Okay, quindi adesso con l'opzione di aggiungere il logo, quando generate il PDF, e lo scaricate, vediamo se c'è già una dashboard creata. Ok. Adesso, aggiungendo il logo in quell'appartato che vi ho fatto vedere, vedreste il vostro logo qua, invece del logo di PriceLabs. Okay. Quindi risulta un po' più professionale. Non dovete far mostrare PriceLabs, mostrate, anche se Powered by PriceLabs, eccetera, esce, ma avrete il vostro logo. Ok. Altra ultima novità, che però per l'Italia non è utilissima, non so se qualcuno usa iPro, premesso che non so bene in che altri paesi si usa, in Italia non conosco nessuno, però se qualcuno lo usasse sarebbe ottimo. È disponibile Portfolio Analytics anche con questo PMS, perché come sapete non è disponibile con tutti i PMS, solo con alcuni abbiamo aggiunto il livello di integrazione anche con questo PMS Portfolio. Ok. Quindi ottimo, ce l'abbiamo fatta i 25 minuti. Se ci fosse qualche domandina, rimango ancora un attimo in linea volentieri. Se no, scrivete pure a support@priceless.com e vi risponderanno. Comunque, manderemo anche questa registrazione per mail a tutti. Ok? Lascio ancora la sessione aperta un minuto per capire se qualcuno avesse qualche domanda. Può essere generale su qualsiasi altro topic che non è stato parlato adesso, ma qualsiasi altra domanda possiamo utilizzare questi 5 minuti volentieri. Ok, niente, non vedo domande entrando, spero di essere stato chiaro. Qualsiasi cosa comunque ci scrive, ok? Grazie mille a tutti i partecipanti e ci si vede al prossimo webinar sul prodotto, spero in un mese o 2 mesi. Un saluto e buon lavoro a tutti.